Sono in collegamento telefonico con il titolare della pasticceria Pan dell'Orso. Ciao Riccardo. Ciao Angelo, un saluto a te e agli ascoltatori. Dunque iniziamo subito. Quando e come nasce la pasticceria Pan dell'Orso e cos'è successo fino ad oggi? Allora, la pasticceria inizia negli anni del 1950 più o meno, sì, da mia nonna Angela e mio padre, che poi è andato a Rimini a imparare l'arte del dolce. Sì. E poi c'era una signora che regalò una ricetta a mia nonna, sì, e mio padre voleva praticamente dedicare questo dolce a mia figlia, che si chiamava Angela, certo, lo voleva chiamare così. Poi un poeta di Scarno, Marco Muzzi, mi disse: ma visto che siamo nel Parco Nazionale d'Abruzzo, chiamalo il Pan dell'Orso. E da lì poi è iniziata anche una storia simpatica, dove praticamente quando i pastori lasciavano Scarno, andavano nelle Puglie, tutte le donne, le mamme, le mogli preparavano un dolce, un panello, sì, un po' più arricchito, un pane un po' più arricchito, certo, con zucchero e mandorle, visto che in Puglia era ricca mandorle. E da qui si diceva che praticamente l'orso, invece di aggredire le pecore, aveva preso la bisaccia dei pastori e aveva mangiato, diciamo, il dolce, no? Viene a caso, il nome deriva proprio da questo, c'è una storia dietro. Complimenti davvero. Ma arriviamo un po' al giorno d'oggi e anche ai tempi attuali che stiamo vivendo, questi giorni difficili. Cerchiamo di dargli dolcezza, addolciamo il tutto, certo, e mai termine, certo, fu più adatto. Certo. Ecco, nel mangiare all'interno delle proprie case, no? Troviamo anche delle note colorate positive nel dedicarsi anche alla pasticceria, tanti sono gli appassionati, magari anche gustando i prodotti che offre la tua pasticceria. Come possiamo trascorrere il nostro tempo piacevolmente in casa? Ma guarda, io quello che penso è più importante è proprio il trascorrere del tempo, no? Che bisogna condividerlo con la famiglia e cercare di riscoprirsi sempre di più, visto le velocità che il tempo di oggi ci costringe sempre ad andare sempre molto veloci, sì, soffermarci a quello che comunque è la natura stessa, ma realmente a guardare il sorgere del sole e a fare una semplicissima pasta frolla in famiglia e vedere, io quello che amo io della pasticceria è l'alchimia, no? Se prendi 4 ingredienti che sono lo zucchero, il burro, la farina e le uova, sì, e da lì nascono un'infinità di ingredienti diversi, di ricette diverse, sì, ecco, questa è l'alchimia perfetta che si può fare in famiglia e creare tante belle cose. Abbiamo concluso, un saluto ancora ad Angelo Di Masso, grazie. Ciao a tutti, grazie. Un saluto, ciao, a tutti. Grazie, ciao ciao. Rimanete qui con noi su Live Social per nuove interviste e nuove storie.